Buongiorno, nasce la necessità di fare questo video tutorial per la gestione della correzione quando noi andiamo a correggere delle immagini, dei loro quaderni o dei loro disegni o dei loro elaborati generali che non sono fatti su documenti Google o fogli di calcolo e quindi diventa più brigoso soprattutto per loro riuscire a vedere le nostre i nostri commenti nelle varie parti dell'elaborato questo eh, abbiamo riscontrato che eh, c'erano alcuni problemi nel senso che alcuni vedevano questi commenti altri studenti non li vedevano e con un grande aiuto collaborativo da parte di diversi docenti che sono venuti mi aiuto e diverse riflessioni che abbiamo fatto e soprattutto anche l'aiuto di alcuni genitori abbiamo capito bene quali sono i meccanismi per far sì che gli studenti vedano i nostri commenti e questo sicuramente risolverà non pochi problemi anche a noi così non dobbiamo fare troppi passaggi complicati adesso andiamo a vedere nel dettaglio come si può fare attenzione io apro il mio corso e assegno un compito. Lavori del corso, come già abbiamo fatto altre volte, assegno un compito. E creo il titolo Prova correzione e scrivo Inserissi un'immagine. Poi metto l'argomento uso Alta Scienza che già usato e assegno il compito. Possiamo mettere anche scadenza. Scadenza mettiamo domani, benissimo, ho segnato il compito. Adesso andiamo a vedere dalla parte degli studenti che cosa fanno. Prendiamo lo studente Artemisia del corso, nel corso del tempo, mi dice che è arrivato il compito, vedete, vado a leggere, inserisce un'immagine, aggiungo l'immagine, la prendo da, dai miei file. ecco qua inserisco l'immagine controllo che vada tutto bene e poi consegno benissimo il docente cosa fa va a controllare Va a controllare i compiti e prova correzione. Eccolo qua: consegnato 1, visualizza compito. Vado a vedere chi ha consegnato l'allegato che mi è arrivato, una foto. Seleziono una parte di schermo, un attimo che carica tutto, le, vedete che ho la croce, se non ho la croce clicco qua su aggiungi commento, qua in alto a destra, seleziono una parte che devo commentare, scrivo il commento, adesso un commento semplice, commento metto il commento, pubblico, no? il commento pubblico bene e intanto pubblico questo intanto faccio anche questa operazione qua perché servirà per chi ha il tablet o il telefono lo smartphone link a questo commento faccio la copia di questo link e la metto nei commenti e scrivo clicca su questo link e la metto nei commenti e la pubblico chiudo tutto restituisco Restituisco. Benissimo. Adesso andiamo a vedere cosa vede lo studente. Oh, lo studente ha il mio commento, vedete? Ha il link. Se clicca sull'immagine, come vedete gli viene l'immagine pulita. Siamo sul computer qua, eh. Sul computer, se clicco su Apri in un un'altra finestra, e qua ringraziamo gli studenti e soprattutto il rappresentante di classe, della classe di Elisabetta e Giuliana, vedete Altra finestra, mi si apre l'altra finestra, sta caricando i commenti, vedete? Ecco qua, sono arrivati i commenti, adesso vedo tutti i commenti, possono essercene tanti e si evidenziano le parti che io voglio commentare. Molto interessante. Se invece clicco direttamente sul link, si riapre sempre un'altra finestra, cioè lo stesso passaggio. Vedete? E ho sempre le possibilità di eh, poi rispondere. Se, il, se lo studente poi mi risponde oppure dice risolvi, vuol dire che io, studente, ho visto e do un messaggio alla mia insegnante che ho visto i tuoi commenti. Quindi è opportuno magari sollecitare anche a eh, cliccare su risolvi se, se è possibile. Quindi questo qua è diciamo, la parte con il computer. Quindi abbiamo detto, nel momento in cui io... Clicco sull'immagine di ritorno, ecco che mi viene questa immagine qua. Devo aprirlo con i puntini qua in alto a destra, devo aprirlo con un'altra finestra. Poi, ecco che ho le stesse visualizzazioni. Oppure abbiamo detto. Apro il link e mi si apre la stessa finestra. Attenzione perché c'è anche la possibilità del link, è ancora più immediato il link rispetto al passaggio. Apro l'immagine, vado a prendere i tre puntini e via, ma va bene, vanno bene entrambi. L'importante è il risultato. Perché il link è importante? Perché il link permette a quelli che guardano con lo smartphone o con il telefono di visualizzare i commenti perché altrimenti non avrebbero la possibilità di selezionare apri un'altra finestra, perché diciamo, l'architettura degli smartphone, del sistema operativo degli smartphone e dei tablet è molto diversa da quella del computer. Adesso vi aggiungo il pezzo in cui si vedono i passaggi con lo smartphone. Un ringraziamento a tutti.